Ciao amici vagli investor, di recente le azioni Google non stanno performando molto bene e ad influire principalmente su queste performance c'è il fatto che il Dipartimento di Giustizia Americano vuole praticamente smantellare Google. Google è sotto attacco dall'antitrust americana come mai successo in passato ad un'azienda tech americana. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Google ha monopolizzato illegalmente il mercato della ricerca web e di conseguenza del search advertising, la pubblicità da motore di ricerca, e pertanto ha chiesto a Google una serie di cose che a mia memoria sono senza precedenti per una big tech americana e ne parliamo in questo video. Alexis Keenan, una reporter specializzata in materia legale, di recente a Yahoo! Finance ha spiegato cosa pretende da Google il Dipartimento di Giustizia americano e come vedremo a breve la cosa è molto più complessa della semplice richiesta di vendita di Chrome, come molti sostengono. Ma iniziamo con ordine. Il Dipartimento ha chiesto innanzitutto l'eliminazione degli accordi con altre aziende dove Google viene inserito come motore di ricerca predefinito di default, disinvestire in Chrome, cioè vendere il suo famoso browser che è di gran lunga il più utilizzato al mondo, e di non avere altri browser proprietari per almeno 5 anni. In più, vendere qualsiasi interesse in altri motori di ricerca della concorrenza, così come i prodotti query basati. Sulle AI e questo sarebbe davvero distruttivo per Google. Ma non è finita qui. Se queste misure non dovessero bastare per interrompere il dominio di Google nella ricerca e nel search advertising, il dipartimento chiede che vengano messe in atto altre disposizioni restrittive, come disinvestire in qualsiasi altro browser, non solo Chrome, e anche tutti gli altri browser collegati al motore di ricerca di Chrome disponibili su qualsiasi dispositivo con sistema operativo Android, siano essi smartphone o tablet. E l'ultima e la più bella, rendere i dati sulle ricerche e sulle pubblicità accessibili ai concorrenti, cioè venderli a qualsiasi concorrente ne faccia richiesta ad un costo nominale, cioè prendere il suo mote in pratica, il suo vantaggio competitivo e renderlo disponibile ai concorrenti. Quindi, come potete vedere, non si tratta semplicemente di vendere il browser Chrome, perché l'obiettivo del dipartimento è limitare il potere distributivo di Google del business search, cioè tutte le app, i servizi e gli accordi con terzi che le permettono di fornire all'utente finale le ricerche online e la conseguente monetizzazione tramite pubblicità. Ovviamente Google si opporrà a ciascuna di queste richieste, ma io personalmente non ho mai visto niente del genere. In pratica il Dipartimento di Giustizia americano vuole... Chiaramente distruggere Google, e secondo questa reporter molti esperti dicono che l'amministrazione Trump sarebbe favorevole a proseguire questa politica dell'antitrust. Quindi cosa succede se queste richieste dell'antitrust venissero approvate? Beh, che a questo punto si potrebbe chiedere anche di vendere altri asset dove Google ha il monopolio e gli sono necessari per esercitare il suo dominio nella ricerca online. Come ad esempio Google Maps, che è il navigatore più usato al mondo, Gmail, che è il servizio email più usato al mondo, e YouTube, la piattaforma streaming nonché il motore di ricerca di video più usato al mondo, perché anche tramite queste app Google raggiunge l'utente finale attraverso le pubblicità. Allora la domanda è: quanto vale Alphabet oggi? Beh, secondo me dipende se queste richieste del Dipartimento verranno accolte o meno. Se non ha successo questo tentativo di smantellamento da parte dell'antitrust, allora Google potrebbe essere sottovalutata. Ad esempio, Barron's ha pochi giorni fa rilasciato una sua valutazione di Google basata sulla somma delle parti, cioè ha scomposto il gruppo nelle sue varie aziende cercando di stimare un valore per ogni azienda. Secondo le loro stime, Google Search, il Core business di Alphabet, se valutata a 17 volte l'IBDA del 2025, avrebbe una valutazione di circa 1.76 trilioni di dollari e questo si tradurrebbe in un prezzo per azione di 143 dollari. YouTube, secondo Barrons, potrebbe essere scambiata 22 volte l'IBDA del 2025, che è un valore in linea con quello di Netflix e Meta. Questo porterebbe la valutazione di YouTube a 800 miliardi di dollari, cioè 65 dollari ad azione. Google Cloud, ipotizzando venisse valutato 16 volte l'IBDA, cioè un valore in linea con la valutazione del cloud di Amazon e Microsoft, potrebbe valere 325 miliardi, che si traduce in un prezzo per azione di 26 dollari e poi c'è Waymo il servizio di robotaxi gli analisti stimano che valga più di 300 miliardi di dollari cioè 26 dollari ad azione anche in questo caso che ci starebbe se consideriamo che Tesla è valutata quello che è oggi per via dei robotaxi cioè il business dei robotaxi di Tesla è valutato centinaia di miliardi di dollari nonostante non ha mai fatto una corsa un robotaxi Tesla mentre quelli di Waymo hanno fatto migliaia di corse quindi sommando la valutazione dei vari segmenti di business avremo un totale di 3.2 trilioni di dollari o 265 dollari ad azione nel 2025. E considerate che Barron's non ha incluso il net cash che ammonta a circa 64 miliardi di dollari. Se davvero valesse 265 dollari ad azione Google nel 2025 questo sarebbe un upside del 56%, quindi sarebbe davvero sottovalutata. Ma cosa succede se parte questo smantellamento di Google, cioè io non credo che Google Search ad esempio possa valere quanto ipotizzato da Barron se Google deve rendere accessibili i suoi dati sulle pubblicità e sulle ricerche degli utenti ad altri concorrenti perché verrebbe meno il suo vantaggio competitivo se poi non solo le fanno vendere Chrome ma anche qualche altra app o servizio allora Google varrebbe ancora meno e di conseguenza secondo me anche il cloud varrebbe molto meno perché il cloud di Google cresce così tanto e sta godendo di questo aumento così importante della marginalità perché ha due vantaggi competitivi, due vantaggi competitivi di costo che sono le TPU, cioè i chip proprietari che a detta degli esperti dopo quelli di Nvidia sono i migliori per il cloud, e il secondo è forse più importante l'ecosistema di app e servizi. Perché Google può investire decine di miliardi di dollari ogni anno nelle sue infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale e sviluppare le sue economie di scala proprio perché a. Come utilizzare questa capacità? Cioè, ha un ecosistema gigantesco di app e servizi che possono sfruttare tutta questa infrastruttura per le AI e che la concorrenza non ha o ha in scala molto più ridotta. Quindi potrebbe essere davvero un disastro se il Dipartimento di Giustizia ottenesse molto di quello che chiede. Ma io credo e mi auguro soprattutto che non succederà per il semplice fatto che aprirebbe la strada ad un accanimento su tutte le big tech, perché anche aziende come Microsoft, Meta, Apple, eccetera, si trovano in situazioni simili di dominanza sul loro mercato. A quel punto gli Stati Uniti diventerebbero aninvestable perché uno investe in una big tech americana non sapendo se da un giorno all'altro possa arrivare una richiesta di smantellamento da parte dell'antitrust e inoltre io non credo che ci saranno dei benefici effettivi per il consumatore, per l'utente finale togliendo ad esempio Chrome da Google, perché Chrome performa così bene perché è integrato nell'ecosistema di Google e soprattutto è gratis per gli utenti proprio perché appartiene a Google. Cioè, se la comprasse un'altra azienda sborsando 20 miliardi di dollari, dovrebbe monetizzarlo in qualche modo per guadagnarci dall'investimento. Ma come fai a farlo se non facendo pagare per l'utilizzo, tipo un abbonamento? Cioè, Google può darlo gratuitamente perché guadagna dall'advertising, ma quante altre aziende hanno il potere di fare così tanti soldi grazie all'advertising e di quelle che ci sono tipo Meta, Microsoft o Apple, nel caso in cui vendessero Chrome a queste tre aziende si passerebbe dalla padella alla brace probabilmente perché anche queste hanno una bella posizione di dominanza sul mercato. A me sembra tutto così surreale e penso e spero che le richieste del Dipartimento di Giustizia si concluderanno in un nulla di fatto perché le conseguenze non solo per Google, ma per il mercato sarebbero disastrose. Quale azienda investirebbe più miliardi per creare un prodotto eccezionale, un ecosistema eccezionale con dei vantaggi importanti per i clienti sia a livello di prestazioni di servizi che di costi, se poi il rischio è che un giorno tutto questo ti venga tolto dal governo? E pensiamo poi alle conseguenze sul mercato azionario. Credo che se venissero approvate buona parte delle richieste del dipartimento, tutte le Big Tech crollerebbero come è successo in Cina. E in Cina tutta la contrazione dei multipli delle Big Tech che abbiamo visto negli ultimi anni è dovuta in una buona parte anche all'intervento dell'antitrust cinese. Però Fatemi sapere la vostra su questo caso, ci tengo a ringraziare come sempre chi supporta questo canale attraverso Patreon e se volete farlo anche voi vi lascio il link in descrizione e avrete così anche l'accesso al Circolo dei Value Investor, il nostro gruppo su Discord dove insieme analizziamo e valutiamo aziende e studiamo le strategie di investimento dei grandi investitori. Un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima, ciao da Davide.